Eugenio, è un piacere riaverti con noi. Ciao. Un saluto a tutti, grazie per l'invito, buona giornata. Allora, siccome appunto dobbiamo dare un po' di numeri, quali altri numeri vuoi mettere subito sul tavolo? Cioè, domanda più precisa, fin dove secondo te arriverà il Bitcoin con questa notizia dell'ETF e tutto ciò che potrà conseguire da questa apertura? Non vi è un solo ETF, che sarebbe quello di ProShares, che è particolarmente caliente adesso sul mercato perché per ragioni anche di natura tecnica farà da attrattore di capitali di rischio, non solo per quanto concerne l'ambiente istituzionale ma anche quello retail. Pensiamo alla semplicità che si avrà ad esempio negli Stati Uniti nel potersi esporre in crypto and company. Ma ve ne sono almeno altri tre che saranno nei prossimi giorni anche loro decantati. C'è quello di Invesco, c'è quello di Vanek, c'è quello di Vanek che saranno dovrebbero diventare disponibili su quotati al NYSE entro il 24 di ottobre, per cui abbiamo un fine ottobre particolarmente caliente su questo versante. Si stanno comprando la notizia un po' come avvenne nel 2017, quando si sapeva che ci sarebbe stata la prima quotazione di future al CME e pertanto l'arrivo anche in quel contesto di attori di mercato di valenza corporate istituzionale. Quello che oggi deve mettersi in testa chi si sta avvicinando per la prima volta alla criptosfera è che è diventato un ambiente che non è più dedicato o riservato a utenti o operatori cosiddetti peer to peer, ma anzi l'esatto opposto. Se andrà avanti con questo tipo di abbrivio, ci possiamo aspettare che tutta la criptosfera, almeno le prime 50 crypto asset per capitalizzazione complessiva, rappresenteranno un playground per attori istituzionali. No, assolutamente. Tu infatti, Eugenio, avevi precisato cosa secondo me è fondamentale da cui partire per analizzare da questo momento in avanti con queste aperture il mondo delle cripto, che non bisogna più chiamarle valute, criptovalute, ma considerarli dei veri e propri asset, no? Sì. Che sembrerà banale dirlo, ma non è banale, perché poi quando ci si approccia al mondo degli investimenti, chiaramente bisogna considerare un vero e proprio asset anche il mondo delle cripto, cosa che invece è lasciato un po' ai margini, probabilmente anche a partire dalla sua definizione, no? È corretto, Eugenio? È correttissimo, non è casuale che in Parlamento europeo vi è la proposta di redazione della cosiddetta MiCA, ossia Markets in Crypto Asset, che sarà la normativa di riferimento probabilmente entro la seconda parte dell'anno nel 2022, in cui le autorità di regolamentazione europea andranno a definire quello che sarà il framework legale di riferimento. E attenzione, i crypto asset che vengono citati appunto all'interno della direttiva con questa specifica dicitura, definizione, diventeranno strumenti finanziari regolamentati. La finalità della direttiva è quella di equiparare investimenti tattici o strategici di medio e lungo termine su, chiamiamole ancora, le criptovalute, i cryptocurrency, digital asset, i crypto asset, al pari di quello che sono oggi tutti gli strumenti finanziari regolamentati che sono inseriti all'interno delle gestioni di patrimonio, all'interno dei dossier titoli, degli investitori retail e così via. Si tratta di un cambio di scenario letteralmente epocale, perché per 10 anni è stato un ambiente che può essere considerato una sorta di far west, ma lentamente nel tempo abbiamo visto che ci sono paesi o che li hanno banditi o che li hanno regolamentati e noi siamo diretti lì. Non dimentichiamoci mai che con quello che è accaduto in Cina in questi ultimi mesi, in cui c'è stata letteralmente l'esodo di attori di mercato del mondo cripto, sia chi era legato all'industria del mining che poi sia anche chi gestiva e intermediava cripto, che si sono lentamente spostati in altri paesi che sono considerati più accoglienti in tal senso, e l'Europa che era ai margini è diventata invece un centro di riferimento internazionale, perché oggi sono presenti degli operatori, soprattutto exchange di portata mondiale, che hanno sede in Europa. Citiamo, non so,
giurisdizioni come Malta, come Cipro, come la stessa Lussemburgo, e non dimentichiamoci anche se ai margini dell'Unione Europea anche il Regno Unito. Quindi noi Certo. adesso stiamo percependo che cosa come operatori istituzionali? Che lentamente si sta verificando una migrazione, uno spostamento di interesse, ma anche di capitali nei confronti della criptosfera proprio verso altri, chiamiamoli, attori di mercato del contesto istituzionale, cosa che invece non era accaduta in altri continenti, tipo gli Stati Uniti o il Sud America, ma anche il continente africano, in cui il mondo cripto invece viene esaltato, enfatizzato o a brivio grazie all'utilizzo e al ricorso del pubblico retail. Sì, assolutamente sì. Senti Eugenio, ti faccio due domande un po' più pratiche. Appunto, io ho iniziato dicendo voglio dare un po' di numeri, ma che danno indicazioni anche su quelli che possono essere gli scenari futuri. Appunto, scenari futuri. Sia ti chiedo a livello di volatilità del mondo cripto, sappiamo essere ovviamente un asset, ormai cerco di usare la parola asset e non mondo generale o valute, visto che dobbiamo anche cominciare a approcciarci nel modo corretto. Quindi volatilità sappiamo che è un asset volatile, proprio che cambia, insomma, il movimento a seconda di anche, proprio perché non è una novità perché c'è da tanto, però adesso si comincia, no, a considerare nel vero senso della parola, quindi resta ancora di fatto una novità. Quindi qualsiasi notizia va a incidere direttamente sul prezzo che ha queste oscillazioni che a volte si rendono veramente molto evidenti e pesanti. E quindi a livello anche di prezzo, ti chiedo entrambe le cose, cosa succederà con queste aperture, con questi cambiamenti nel mondo delle cripto? Bellissima domanda, perché ha tentato di dare una risposta, o se non altro un'interpretazione di quello che potrebbe essere il futuro andamento di mercato, un altro fondo di portata mondiale, che è il Pantera Capital, che investe in tantissimi progetti e digital application legati ovviamente alla criptosfera, che riprendendo quelle che sono state le metriche che hanno caratterizzato negli anni precedenti l'andamento di Bitcoin, in cui sappiamo che a fronte di propulsioni rialziste intense, poi ci aspettano pesanti cadute con anche ipotetici periodi di bear market prolungato. Ebbene, proprio l'arrivo di operatori qualificati ci potrebbe essere un cambiamento di genetica, il che significa, questa è proprio la notizia di oggi del CEO di Pantera Capital, che può essere considerato uno dei primi 10 criptofondi al mondo per dotazioni di cripto asset strategiche. Ritengono che qualora ci sarà un nuovo all-time high, quindi un nuovo massimo storico per Bitcoin, che si trascinerà dietro con presunzione anche tante altre cripto che dovrebbero realizzare anch'essi nuovi massimi storici, a quel punto la maggior parte degli operatori, ma anche i retail, perché ormai sono stati abbastanza. Conoscono la storicità di quello che è accaduto negli anni Sì. passati, si aspettano che ci possa essere una contrazione, sì, ma non di portata così virulenta come l'abbiamo conosciuta negli anni precedenti, tipo contrazione tipo 50 o addirittura anche meno 70 in alcune occasioni, proprio perché saranno gli scarichi non saranno così intensi, perché ogni contrazione potrebbe essere considerata invece un'opportunità per iniziare una nuova fase di accumulo nei confronti di tutti quelli che arriveranno dopo. Ad esempio, noi come a livello corporate riceviamo quasi ogni settimana richieste da parte di soprattutto attori che operano nel mondo delle small medium enterprise, che non hanno niente a che vedere col mondo cripto, però vogliono iniziare ad avere un'esposizione per la loro tesoreria aziendale anche in alcune criptovalute, ricorrendo, se del caso, a le dotazioni nel vero senso della parola, quindi acquisire e poi detenere e segregare il cripto asset, oppure un'esposizione indiretta attraverso ETF e così via discorrendo. E qui magari gettiamo già subito un gettone sul tavolo per la prossima scommessa, che ci sarà verso il 2040,
possiamo ipotizzarla verso il 2022, adesso si parla tanto di ETF che hanno una replica in diretta con Bitcoin grazie all'esposizione con i contratti future. È solo questione di tempo, perché tra 6-9 mesi cominceranno a esserci disponibili dei basket, dei ETF che replicheranno sempre attraverso esposizione in diretta dei basket di crypto asset al mondo, vale a dire quelli più utilizzati, quelli più fruibili, quelli che hanno più potenziale di avere rivalutazione nel corso del tempo in forza delle loro use cases e così via discorrendo. Che cosa significa? Che dal punto di vista pratico un retail che adesso magari ha paura ad entrare sulle cripto, ma non tanto per la volatilità, perché è necessario avere una determinata conoscenza anche dal punto di vista informatica per i rischi che si possono affrontare, hackeraggio, perdita, certo. Ecco, quindi questo ho visto che è un freno per adesso a tanti che vorrebbero magari iniziare a studiare, però lo ritengono un argomento ostico e così via. Quando, immaginate, ci sarà un ETF che anche in Europa disponibile, che replicherà ad esempio le prime 10 crypto asset, per levando via le stablecoin, le prime 10 crypto asset calibrate in relazione al loro peso strategico sulla capitalizzazione mondiale, immaginate quanto semplice sarà non solo per un retail andare ad inserire in portafoglio quel tipo di allocazione, ma anche per tanti altri comparti finanziari. Ipotizziamo in tal senso, che ne so, i global multi asset income, i comparti alternativi, i comparti market neutral, che potranno andare a mettere all'interno della loro asset allocation complessiva un'esposizione diretta su le cripto. Ma infatti, faccio un'altra chiamata, sì, ancora più bella. Sì. È solo questione di tempo, anche in questo caso ci saranno gli ETF che mi consentiranno di avere esposizione antitetica, cioè un po' come adesso uno che volesse shortare il rame, faccio un esempio proprio di scuola, o il greggio, sa che ci sono degli ETF sintetici che replicano antiteticamente l'andamento di questi mercati, e sarà solo questione di tempo, arriveranno anche qui gli ETF sintetici che consentiranno di replicare in misura antitetica ad esempio l'andamento del Bitcoin. Due cose però volevo chiederti: quando dici sarà questione di tempo, di che timing stiamo parlando? L'amica, che è quella che a noi interessa come europei, perché farà da spartiacque, perché aprirà tipo i Mar Rosso, si apriranno le acque del Mar Rosso, mm-hmm, quando sarà adottata, si stimava che dovesse arrivare o essere approvata entro giugno del prossimo anno, considerando che adesso ci sono tanti governi che hanno interesse a mettere in evidenza la rilevanza fiscale delle plusvalenze di tutti quelli che hanno investito negli anni precedenti e adesso magari si trovano con performance 5x, 10x a seconda dei prezzi e della tempistica. Quindi un governo ha tutto l'interesse di andare a tassare quel tipo, di andare a tassare in forma automatica, come avviene per le plusvalenze che si realizzano, che ne so, sui fondi, sulle obbligazioni, sulle azioni e così via. Nel caso delle cripto c'è l'autoliquidazione dell'imposta, e questo apre tutta una serie non solo di interpretazioni, ma anche poi di fenomeni elusivi o evasivi. Certo. Immaginate che cosa succederà quando alcuni intermediari, è quello che ci aspettiamo noi e tanti altri colleghi, avranno l'obbligo di non solo effettuare la KYC, ma anche la KYC fiscale, e quindi trattenere, diventare soggetti che sono titolati a trattenere l'imposta, o meglio ancora che una delle ipotesi che è sul banco degli imputati, piuttosto che andare a caricare di ulteriore fiscalità le plusvalenze in ambito cripto, che non è tanto semplice dal punto di vista tecnico, è più opportuno, sarebbe più congeniale ipotizzare una sorta di Tobin tax per le cripto, vale a dire ogni qualvolta utilizzi un intermediario regolamentato e centralizzato, su ogni transazione verrà applicata un'imposta, che può essere appunto la Tobin tax concepita per il mondo cripto, o una crypto tax, in modo tale che vengono colpite tutte le transazioni
che hanno finalità speculativa nel momento in cui si arriva a versare capitali tradizionali contro un exchange. È ovvio che questo tipo di imposizione non può essere applicata e non inficia le operazioni cosiddette peer-to-peer. Io ti mando un Bitcoin a te, in questo caso wallet contro wallet, quindi è un'operazione letteralmente on-chain, non può essere colpita dalla tassazione, cosa che invece potrebbe verificarsi nel momento in cui un investitore retail apre, o anche un trader, apre una posizione di trading per effettuare crypto trading con qualsiasi intermediario in Europa, e quell'intermediario, se ha sede in Europa, sarà obbligato a trattenere su ogni transazione un certo tipo di importo. Questa è la casistica, che sarebbe più favorevole per i governi, per la Ah, gestione della certo. rilevanza fiscale. Altra domanda, cosa, insomma, in realtà mi hai già risposto tu prima mentre facevi il tuo ragionamento, però ti stavo chiedendo tutto ciò andrà ad aumentare la fiducia che si ha nel mondo cripto, ovviamente, perché adesso ci sono ancora tante resistenze, tu prima citavi, no? La paura anche di essere hackerati, di essere colpiti proprio, di essere anche derubati, no? Perché oddio dici, magari io investo, compro dei bitcoin e poi magari mi rubano tutto. Ecco, spesso chiaramente non si ha fiducia nelle cose quando non si conoscono, ma a volte non si conoscono non perché non vogliamo conoscerle noi, ma perché non c'è il riconoscimento, no? E quindi non sono rese ufficiali come invece sta accadendo. Adesso credo che a livello di fiducia ci sarà un picco, non so se poi picco nel vero senso della parola, ma insomma anche da questo punto di vista tu cosa valuti? Assolutamente, il fatto che ci sia la regolamentazione aprirà le porte a tantissimo capitale che verrà riversato. Speriamo che questo non crei invece le condizioni per una nuova bolla a fronte del buy and hold o dell'hit and run che potrebbero verificarsi a seguito, appunto, poi anche di tutta la risonanza mediatica che avrebbe questo tipo di fenomeno. Vi metto in evidenza che purtroppo in Italia adesso siamo letteralmente colpiti da truffe telefoniche continue che vengono perpetrate da soggetti che generalmente hanno sede nell'est Europa, Unito, a Dublino, a Francoforte, e si inventano, spacciano soluzioni di arbitraggio sulle cripto e così via Sì. discorrendo. Tanti ci credono, aprono la loro posizione, inviano in questo caso addirittura anche cripto, asset dotazioni di cripto a wallet che loro dicono essere wallet proprietari o wallet che servono per gestire l'attività di trading discrezionale, e poi addio, non Ah, vedono sì, più niente. Fate attenzione perché certo. gli unici nel mondo fino ad oggi, nel mondo cripto, la banca siete voi, cioè voi Eh sì. siete Peraltro, responsabili delle vostre. no, questo è un tema molto importante. Peraltro tu, Eugenio, vabbè, sei presidente di Ucen, ma sei anche un influencer, mi permetto di usare questa parola, non so se ti piace riferita a te stesso, però di fatto lo sei, nel senso che anzi sei stato uno dei primi influencer che attraverso proprio anche le tecnologie hanno divulgato, no? La materia. E appunto, ancora di più, bisogna stare attenti perché ci sono tanti che si spacciano, ma questo in tutti i campi, non solo nel mondo delle cripto, ma insomma quando parliamo del nostro denaro ancora di più, cioè si spacciano per dispensatori di consigli quando invece sono solo boutade, diciamo così, che poi è una parola anche troppo No, soft. a tutti gli effetti sono scam, sono tentativi, truffaldini di ottenere impropriamente risorse finanziarie, ben sapendo che è difficile poi essere perseguiti sul versante sia Sì, è penale vero. che finanziario, e la cosa più importante, le transazioni che avvengono nel mondo cripto sulla blockchain non possono essere revocate. Sì. Pertanto, una volta che uno, mentre magari un bonifico, faccio l'esempio, fino a qualche anno fa andavano di moda gli scam, ad esempio sul Forex, che ti chiamavano da qualche paese esotico, ti dicevano che avevano l'algoritmo che serviva a fare Ah, figurati. 500, 600, ma in quel caso si effettuava un trasferimento di fondi, ad esempio all'interno dell'area SEPA, quindi euro contro euro. Se
si aveva la possibilità o interveniva il garante, l'autorità di controllo, potevano almeno bloccare le transazioni o i fondi presenti su quei conti. Nel caso di blockchain non si può fare niente. Esatto. No, no, questo è importantissimo. Allora, prima di salutarti, ti chiedo, vabbè, i numeri, fino a dove può arrivare quindi il Bitcoin? Azzardiamo, Eugenio? Richiamiamo ancora una volta quelli che sono i più attendibili e credibili operatori di mercato in forza del loro Sì. track record professionale, dei volumi, delle masse che gestiscono e del prestigio che hanno acquisito. In tal senso, richiamiamo pertanto Mike Novogratz, Galaxy Digital, che è il più grande fondo, criptofondo al mondo, per criptomasse gestite. Che oltretutto è stato anche l'unico ad aver centrato, individuato con una precisione quasi millimetrica il precedente massimo storico, ossia i 65 mila dollari. Ebbene, lo stesso interlocutore di mercato ritiene molto plausibili i 75 mila dollari entro la fine dell'anno. E qualora questo inneschi una nuova bull run per pubblicità mediatica, proprio come era accaduto nel 2017, ci potrebbe essere un'estensione anche fino a 100 mila. A quel punto, e questo è uno dei temi che noi stiamo trattando particolarmente in queste ultime settimane, è fondamentale, avendo innanzi a noi questo tipo di scenario, mettersi a gestire tutta la posizione e le prese di beneficio sotto forma di take profit non al raggiungimento del massimo, cioè bisogna Certo, uscire certo. attraverso scaling di posizione, perché che cosa accadrà? Quello che è successo anche in precedenza, cioè i server gli exchange crashano, perché quando si arriva a certi livelli si creano code di gente che vuole entrare, gente che vuole smobilizzare, gente che vuole acquistare, e questo non rende, anche se sono state migliorate tantissimo le infrastrutture, sappiamo che accadrà. Così è accaduto oltretutto anche con qualcosa simile durante il crash di maggio-giugno, quindi non c'è niente di nuovo. Se uno ha in mente di realizzare, prendere posizione parziale o totale sui propri stake, dovrà accettare, convenire che l'uscita sarà attraverso ordini condizionati sul mercato al raggiungimento sempre di nuovi massi. Non è possibile ipotizzare di cacciare un'intera posizione, soprattutto se pesante, in prossimità del massimo raggiungimento del massimo. Magari qualche frazione, sì, qualche porzione sarà possibile. La volta prossima, se avete piacere, magari vi racconto, vi spiego i problemi che ci sono Sì, quando si va a cashare con le stable coin, ma perché come tanti adesso enunciano o sbandierano la bellezza delle stable coin quando si deve appunto portare a casa un profitto e mantenerlo sempre nel mondo cripto, ma ci sono, ahimè, una serie di problemi di natura proprio tecnica che si evidenziano quando tutti vogliono uscire dalla stessa porta e qualcuno rimane schiacciato generalmente. assolutamente sì, volentierissimo. Sai che qualsiasi spunto tu mi dai, io lo accolgo favorevolmente perché sono le questioni che effettivamente attirano l'interesse. Quindi appuntamento alla prossima volta con Eugenio Benetazzo. E grazie per essere stato con noi anche oggi, Eugenio. Attendiamo questi 100.000, insomma. Un caro saluto a tutti, grazie per Esatto. l'invito a Moon Trading. Ciao Eugenio, grazie mille, grazie anche a te.